Buongiorno a tutti ragazzi. Il giorno dopo Lecce Inter terminata 1-2 con i nostri gol da parte di Lukaku al secondo minuto, che è oramai Lecce è la sua vittima preferita, e il gol anche di Dumfries negli ultimi minuti. Molti ieri, vedendo anche i social, perché adesso criticheremo ciò che si è detto sui social, perché molti ho visto che si aspettavano l'Inter schiacciasassi, l'Inter che doveva vincere ieri 0-3, 0-4, quando in realtà sappiamo tutti che non sarebbe finita così e che l'Inter avrebbe fatto fatica in un campo difficile come quello di Lecce, un campo di patate, diciamoci la verità, anche dopo dei carichi di lavoro molto pesanti, perché chi è uno sportivo sa cosa significa appunto svolgere dei carichi di lavoro molto pesanti. Chi ha fatto un minimo di sport lo sa, e invece ieri ho dovuto sorbire tifosi che si aspettavano 0-3, 0-4. Una vittoria di carattere, una partita molto complicata. Un gol subito che secondo me, a differenza di quelli subiti in amichevoli dovuti a una difesa eccessivamente alta, ieri è stato un gol subito abbastanza stupido, perché bastava un minimo di attenzione in più e quel gol non l'avresti subito, però era un gol che in quel momento meritavamo di subire perché abbiamo avuto la nostra classica dormita, che spero che quest'anno si risolva nel migliore dei modi. Ora, il discorso Inzaghi. Inzaghi out, Inzaghi non è allenatore da Inter. Anche qui vi dico, ma che cazzo state dicendo? Ma veramente, cioè, ma dico io, ma un minimo di critiche costruttive, perché le critiche ci devono essere, però le critiche devono essere fatte in maniera costruttiva, non distruttiva, come fa la maggior parte di voi. Ok, sui social, perché ieri, ripeto, ne ho lette di ogni. Inzaghi out, Gosens out, cioè veramente, ma datevi una calmata, è la prima di campionato. Ieri Inzaghi ha dimostrato di non essere un monotematico. Ieri da un 3-5-2 è passato a un 3-4-1-2, un 3-5-2 che diventava in fase di possesso un 3-4-1-2, perché Mkhitaryan poi andava più in avanti. Da un 3-4-1-2 è passato a un 3-4-2-1 con Dzeko e Lautaro dietro Lukaku, e da un 3-4-2-1 è passato a un 4-2-4, e siamo andati anche a difesa 4. Ecco la differenza tra l'anno scorso e quest'anno. Quest'anno hai una rosa completa. Ora deve arrivare questo difensore, poi quando arriverà questo difensore l'Inter è al completo. L'Inter Inzaghi avrà l'imbarazzo della scelta su chi schierare quella partita e su chi far rimanere in panchina l'altra. Quindi, per me, ieri l'ha vinta non solo l'Inter, ma l'ha vinta soprattutto Inzaghi con i suoi cambi. Per tutti quelli che dicono Inzaghi out, andatevene a fare in culo. Il discorso arbitraggio è, per molti, malafede, per altri non si sa. A mio parere è tutta questione di inesperienza. Inesperienza dovuta a un arbitro che è una delle poche volte che ha arbitrato, soprattutto una partita difficile, ripeto, come quella di Lecce. Molti parlano del discorso di Tricase, io ci credo poco, perché abbiamo visto molti altri arbitri. Faccio esempio Sozza, che ha arbitrato molto bene, arbitro se non erro la partita col Milan. Arbitrò molto bene quella gara in maniera imparziale, quindi non, io su queste cose ci credo poco. Poi un arbitro messo in malafede deve sbagliare poco e quelle poche volte deve essere decisivo. Questo è a mio parere l'arbitro in malafede, se no lì parliamo proprio di inesperienza, di incompetenza. È inutile che ci giriamo attorno. Ora, parlando delle occasioni dubbie, no?
quando Lautaro recupera il pallone, arriva Lukaku e lì fischi il fallo di Lautaro, inesistente, di poco ci puoi fare. Quando lì, sul fallo, non tanto quello di Lautaro, quello che accade poco prima su Çalhanoğlu, che gli dà un pestone coi tacchetti, lì è espulsione diretta, c'è poco da ragionare. Quando nel secondo tempo Dzeko cade in area per una trattenuta e non gli dai nemmeno il calcio di rigore, non lo vai neanche a rivedere. Perché non è andato a rivederlo? Perché ha visto che Dzeko è un giocatore fisico e quindi si è accentuato la caduta, quindi non è rigore. Quando in realtà, facciamo il caso, invece di un Dzeko ci fosse stato un Theo Hernandez, un giocatore molto simile, lì il rigore lo avrebbe fischiato e c'era. Il rigore c'era, assolutamente. Però siccome c'era Dzeko, allora niente da fare. A un certo punto, quando il telecronista ha fischiato, ha detto l'arbitro ha fischiato per un fallo di Skriniar in area quando Lukaku l'ha messa dentro, giustamente non è valso il rigore, non sarebbe valso comunque il rigore perché arbitro, cioè, il portiere l'aveva bloccata. Poi ieri il portiere loro in stato di grazia, cioè, assurdo. Poi solamente con noi sti portieri fanno i fenomeni, non si sa per quale motivo. Lì a un certo punto va il telecronista e fa fallo di Skriniar, ma il fallo di Skriniar non c'era. Dove cazzo lo vedeva il fallo di Skriniar non lo so. Comunque ieri l'arbitro è stato, a mio parere, incompetente. Non c'era secondo me malafede, queste cose qua di cui parlano in molti. È incompetenza proprio da parte sua. Dobbiamo migliorare alcune cose. A parte che ieri ho visto le statistiche, 70% di possesso palla, tipo 87% di passaggi riusciti. Ieri la dimostrazione che l'Inter aveva fatto fatica durante la partita da un punto di vista fisico è proprio il discorso che i passaggi avvenivano per la maggior parte in orizzontale. C'erano pochi giocatori che si inserivano e che provavano la verticalizzazione. Quindi, ragazzi, dobbiamo avere pazienza e dico anche qua, a occhio, che questa situazione la vedremo anche per le prossime 2-3 partite. Non vi pensate che già la prossima l'Inter sarà schiacciasassi? L'Inter deve recuperare da una situazione di carichi pesanti. Quindi, ragazzi, abbiate e dobbiamo avere pazienza tutti. Io ho fiducia degli Inzaghi, ho fiducia nei giocatori, ho fiducia in questa Inter che sta lavorando bene. Poi, le parole di Inzaghi post-gara mi hanno galvanizzato. Quello che dovrebbero fare la maggior parte degli interisti l'ha fatto lui nel post-gara. Scusate, avete detto che dobbiamo vendere, dobbiamo vendere, dobbiamo vendere, adesso ci date per favorita. Ma come sto fatto? Ci avete rotto i coglioni da inizio anno, adesso dite che siamo pure favoriti. No, i favoriti sono altri. Il favorito è un Milan che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Quindi in primis è il Milan favorito. C'è una Juve che con gli acquisti che ha fatto, la Juve già l'anno scorso doveva arrivare oltre il quarto posto, quest'anno deve, con l'allenatore più pagato della Serie A, perché noi, vi ricordate che con Conte ci ruppero i maroni, il discorso Conte 12 milioni l'anno deve vincere lo scudetto, ecco, adesso Allegri deve vincere lo scudetto con questa Juve, quindi noi siamo i terzi a livello di favoriti. Non, quindi non scherziamo su ste cose perché veramente mi fanno girare i coglioni. Comunque ragazzi, questo è tutto. Lecce 1, Inter 2. Prova di carattere da parte dei ragazzi. E niente. Affrontiamo il futuro con maggiore ottimismo perché nel presente si sta lavorando molto, ma molto, ma molto bene. Ciao a tutti.